Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi diamo il via ad una nuova serie qui sul mio canale, serie che mi avete richiesto davvero in tanti e che tra l'altro io stessa sono molto contenta di portare qui sul mio canale. Sto parlando degli Illuminati. Proprio così, finalmente andremo a parlare di questa organizzazione segreta e ci soffermeremo soprattutto sugli Illuminati della fazione deviata. Andremo ad affrontare morti che sì, nel corso del tempo sono state giustificate, ma queste morti non quadrano per niente. Andremo anche a parlare delle varie teorie del complotto. So di avervi fatto attendere parecchio tempo, ma quello degli Illuminati è un tema molto, molto, ma molto vasto. Io, tra l'altro, ho letto tantissimi libri riguardanti gli Illuminati, sia dal punto di vista del complottismo, sia dal punto di vista storico, proprio perché hanno un grandissimo, possiamo dire, spazio dedicato alla storia. Dal punto di vista storico ci sarebbero tantissime cose da dire, ma dato che io sono l'unica pazza a cui piace la storia, perché io amo la storia, ho deciso di non annoiarvi, perché mi rendo conto che parlare per un 20 minuti o anche di più di storia, anche se comunque questa storia riguarda gli Illuminati, non mi sembrava il caso. Ci ho impiegato davvero tanto tempo per cercare di strutturare al meglio questa serie e ho deciso di innanzitutto parlarvi in generale, no? Fare comunque dei cenni storici perché questo serve, però di parlare in generale di questa organizzazione segreta. E poi di cominciare appunto a darvi degli spunti. Spunti che poi nei prossimi video analizzeremo uno ad uno. Io lo ripeto ancora una volta, sono davvero contenta di essere riuscita a portare questo primo episodio qui sul mio canale, perché diciamo il difficile è proprio il primo episodio, poi gli altri comunque, insomma, lì non c'è la difficoltà perché basta soltanto analizzare un determinato punto. Però sono contenta di essere finalmente riuscita a terminare anche lo schema appunto che vi voglio proporre. Io direi adesso di non perderci in ulteriori chiacchiere e di cominciare con il nostro video, quindi spero che l'argomento, comunque la tematica, sia a voi gradita, spero di non annoiarvi e cominciamo insieme questo nostro viaggio. Thank you.
Oggi, in questo video, andremo a sviluppare punti molto molto importanti. Gli Illuminati esistono, chi sono e soprattutto quali sono i loro obiettivi. Ci troviamo nel XVIII secolo, quando gli Illuminati di Baviera, società segreta realmente esistita, fu fondata ad Ingolstadt da Adam Weishaupt nel 1776. Ma chi era Adam Weishaupt? Adam, nato da famiglia ebrea, fu convertito al cattolicesimo, successivamente diventò un sacerdote. È punto molto importante che sarà poi anche il punto di svolta. Ad un certo punto della sua vita entrò a far parte di un casato in particolare, il casato dei Rothschild. Rothschild, che se vogliamo analizzarlo in italiano, Roten rosso, shield scudo, quindi scudo rosso. Chi erano i Rothschild? Questo casato all'epoca era composto da cinque potenti famiglie che erano sparse in varie zone dell'Europa. Cominciarono in segreto a studiare le varie strategie espansionistiche. Decisero di finanziare Adam Weishaupt, il suo progetto, proprio perché volevano creare ed organizzare al meglio gli Illuminati di Baviera. Ma se da un lato stavano finanziando Adam Weishaupt, dall'altro favorivano screzi e litigi tra gli stati dell'epoca, oppure peggioravano degli screzi e dei litigi che erano già in atto. Loro, invece di appianare questi screzi che si andavano a creare tra gli stati, non facevano altro che peggiorare la situazione. E poi, addirittura, finanziavano le guerre che ne derivavano appunto da questi screzi. Quindi non facevano altro che peggiorare la situazione, non solo mettevano ancora di più uno Stato contro l'altro, ma addirittura poi finanziavano le guerre che derivavano da questo stato di conflitto assoluto. Quindi capite bene che qui appunto abbiamo uno scenario decisamente deviato. Per esempio, si dice che anche la rivoluzione francese del 1789 sia stata opera degli Illuminati. Ma cosa facevano gli agenti degli Illuminati? Assumevano il controllo, fondavano tantissime organizzazioni, organizzazioni che dovete sapere talvolta erano anche in contrasto tra di loro. Si nascondevano e mescolavano tra il popolo, ma oserei dire che si nascondono ancora oggi e si mescolano tra il popolo, perché questa società segreta esiste a quanto pare. Loro in un determinato punto hanno voluto far credere di essersi ormai sciolti e tutto quanto, come vedremo tra un pochino, ma non è vero. Loro a quanto pare operano ancora, ma non per il bene dell'umanità, perché stiamo parlando proprio della fazione deviata degli Illuminati. Loro operano per il caos più totale, per la nostra distruzione. Fanno in modo che non sia possibile trovare un accordo. E capite bene che quando tra due stati, per esempio, vi faccio un esempio, c'è da trovare un accordo e questo accordo non lo si trova, la situazione ovviamente porta ad un caos generale. Poi i toni si alzano, la situazione diventa pesante e ingestibile, e di qui possono appunto nascere vari conflitti e varie guerre che poi non fanno altro che portare alla distruzione e non fanno altro che peggiorare anche lo stato nostro, il nostro stato. Inoltre dovete sapere che gli Illuminati usano tantissimi nomi e avrebbero il controllo delle società segrete. Ma un giorno è successa una cosa che li turbò, perché proprio un componente del loro gruppo decise di tradirli. A causa di questo tradimento, si venne a conoscenza di questo potente gruppo segreto occulto, appunto gli Illuminati. Gruppo dedicato all'eversione. L'eversione non è altro che distruzione, rovesciamento e sconvolgimento del potere. All'epoca il loro nome divenne famoso. Quando questa persona, no, li tradì, il loro nome divenne famoso. Tutti cominciarono a parlare di questo gruppo occulto segreto, gli Illuminati. Loro, però, fecero finta di farsi arrestare e sciogliere definitivamente il loro gruppo. Ma credete possibile una cosa del genere?
No, vero. Ed infatti non fu così, perché in realtà non si fecero arrestare e non sciolsero proprio un bel niente. Non fecero altro che cambiare aspetto, ma le finalità rimanevano sempre quelle. Chi sono oggi gli Illuminati? Lobby di affaristi privi di scrupoli, vertici militari deviati, intelligence al servizio di megacorporazioni. Hanno il controllo quasi totale delle guerre, dell'economia e dei mass media. Sicuramente a questo punto qualcuno di voi si starà chiedendo: ma se loro sono dentro organizzazioni così potenti, organizzazioni talvolta create proprio da loro stessi, come mai non hanno ancora deciso di mettere in ginocchio, di mettere in catene l'intera popolazione mondiale? Forse perché la strategia del divide et impera è più conveniente, invece di ricorrere alla forza per mantenere il controllo, non trovate? Il loro scopo è sempre stato quello di far credere di non esistere, di ridicolizzare chiunque provi a rivelare la loro esistenza, di accusarlo pur sapendolo innocente. E nel corso di questa serie vedremo tante, ma tante persone che hanno fatto una fine, sì, sono morte, ma le morti sono proprio dubbie. Sono state giustificate, magari dai mass media e tutto quanto, ma io vi ricordo che a quanto pare loro controllano anche i mass media, quindi le notizie che comunque giungono a noi, a quanto pare sarebbero distorte. Quindi vedremo nel corso di questa serie anche personaggi famosi che sono morti, ma queste morti non convincono proprio nessuno. Il loro scopo, ve lo ripeto ancora una volta, è far finta, far credere agli altri di non esistere, proprio per prendere in giro tutti coloro che si mettono magari a parlare e credono in un certo senso di smascherarli. Loro sanno che quelle persone sono innocenti, ma le ridicolizzano proprio per distruggerle in un certo senso, proprio per farle anche ridicolizzare dal resto della massa. Una delle loro sedi si troverebbe in Inghilterra, nell'Istituto Britannico degli Affari Internazionali, ma sedi di questo genere sono anche presenti in Francia, Germania e Stati Uniti. E proprio negli Stati Uniti, dopo la Prima Guerra Mondiale, fondarono un'importante sede all'interno del Comitato delle Nazioni Estere. Gli Illuminati, inoltre, per nascondersi, addirittura hanno cambiato il loro nome, li hanno in un certo senso americanizzati, hanno levato il loro nome d'origine proprio per nascondere le loro origini e si sono magari dati nomi americani che non avrebbero proprio potuto far sorgere nessun sospetto. Del resto, con i soldi si può tutto. Poi, tra l'altro, gli Stati Uniti vengono visti come il luogo dove tutto quanto è possibile, dove ogni sogno si può concretizzare, la terra delle opportunità. Ebbene, vi lancio questa chicca. Nel 2008 un afroamericano diventa presidente. E come voi ben sapete, sto parlando appunto di Obama. Un afroamericano diventa presidente degli Stati Uniti. Gli afroamericani, però, sono una specie che è stata trattata davvero male, molto male per secoli da statunitensi di pelle bianca. Obama, infatti, si dice che appartenesse addirittura alla CIA. Il suo certificato di nascita sarebbe stato falsificato. Ma la cosa inquietante, la cosa misteriosa è che dopo un po' di tempo, stranamente, la persona che fu ritenuta responsabile della certificazione, e quindi la persona che poteva di conseguenza smentire o ammettere tutto quanto, morì in un misterioso incidente o fu ucciso. Quindi abbiamo gli afroamericani che sono stati per secoli trattati malissimo dagli statunitensi di pelle bianca. Guarda caso, nel 2008 un afroamericano diventa presidente degli Stati Uniti. Obama, a quanto pare, apparteneva alla CIA, certificato di nascita falsificato. Riescono in qualche modo, e magari i servizi comunque segreti, non deviati, quindi quelli che operano per il bene della popolazione, per il nostro bene, e tra l'altro qui mi potrei anche ricollegare alle famosissime scie chimiche, che in realtà non sono delle scie
chimiche come vogliono farvi credere, quindi non sarebbero dannose per noi, ma questo lo analizzeremo più avanti. Quindi si riesce ad individuare questa persona che è stata poi l'artefice di questa falsa certificazione, e questa persona era l'unica che poteva confermare o confutare i sostenitori delle teorie della cospirazione. Probabilmente gli illuminati della fazione deviata avevano capito che questa persona che era stata accusata di falsa certificazione voleva ammettere tutto quello che aveva fatto, e quindi loro, per cercare di impedirglielo, cosa hanno fatto? Hanno deciso di ucciderlo e di far passare tutto quanto come una morte avvenuta a causa di un tragico incidente. Oppure, per esempio, vi dico, quando un dittatore cerca di mettere loro i bastoni tra le ruote, loro semplicemente lo fanno fuori, come è accaduto in Libia, Egitto e Venezuela. In quegli stati la vera democrazia non esiste. Si tratta di democrazie indirette, e cioè il popolo può sì votare i politici preferiti, ma questi politici fanno parte di una cerchia ristretta. Nella vera democrazia il popolo può scegliere di votare chi vuole e non di votare un politico tra una cerchia ristretta di politici. E invece questo avviene, si tratta di democrazie indirette, non di vera e propria democrazia. E poi, altra domanda che vi pongo, questa cerchia ristretta di politici da chi viene scelta? Gli Illuminati, addirittura, per essere sicuri di avere i propri agenti nei vari posti di comando, cosa fanno? Inseriscono i loro candidati anche in partiti che sono opposti, che hanno idee opposte. Il loro scopo, infatti, qual è? Il loro scopo è quello di mantenere il potere nelle loro mani, perché poi successivamente chiunque vinca queste elezioni, nonostante i litigi apparenti che avvengono e tutto quanto, il potere rimane nelle loro mani, proprio perché i loro candidati sono ovunque, quindi anche se due partiti hanno idee opposte, i loro candidati sono comunque ovunque, e questo non fa altro che far mantenere loro il potere nelle loro mani, perché se votano loro, comunque ci sono loro, se votano gli altri, ci sono sempre di mezzo loro. Quindi, infatti, dovete sapere che anche se i padroni di un determinato luogo cambiano dopo le guerre, la popolazione rimane comunque schiava di qualcosa o qualcuno. Le popolazioni sono semplicemente ostacolate nel loro diritto ad avere voce nelle decisioni dei loro governi. Tant'è che vengono addirittura firmati trattati che autorizzano la creazione di eserciti sovranazionali. Questi eserciti sovranazionali hanno addirittura il potere di comandare sulle polizie locali, e tutto questo la popolazione non lo sa. La popolazione viene messa all'oscuro di tutto. Vengono in pratica catapultati già quando il tutto è compiuto, proprio perché i mass media non ne parlano. E mi ricollegherei a ciò che vi dicevo prima: loro sono ovunque. E proprio riguardo alle teorie della cospirazione, chi appoggia queste teorie, io anche, si pensa che gli Illuminati abbiano un potere immenso nelle loro mani. Loro potrebbero fare qualsiasi cosa, però per il momento adottano appunto il far finta di non esistere, perché poi magari ricorrere alla forza effettivamente per mantenere il controllo delle masse è molto più difficile. Adesso le persone credono semplicemente di essere libere, e invece no, e invece non lo siamo in nessuna scelta, lo siamo per determinate cose che magari riguardano la nostra vita sociale, quindi i rapporti sociali, ma per quanto riguarda il resto, a quanto pare non siamo per niente liberi. Vogliono farcelo credere, ma in realtà non è così. Adesso vi faccio un esempio. Un esempio, allora seguitemi, perché comunque alcune cose sono un pochetto difficili da comprendere, sicuramente saranno nuove. Comunque, vi cito il Trattato di Velsen. Non so se conoscete o se avete presente il Trattato di Velsen. Comunque, con il Trattato di Velsen non solo venne creata l'Eurogentfor. Cos'è l'Eurogentfor? L'Eurogentfor è una polizia internazionale molto molto potente che
che è al servizio dell'Unione Europea. Quindi con questo trattato non solo venne creata l'Eurogentfor, ma venne addirittura imposto agli italiani di pagare integralmente il mantenimento, perché secondo quel trattato lo Stato che ospitava il quartier generale doveva pagare tutto quanto. Ma la notizia è che appunto di questo Eurogentfor, forza di gendarmeria europea, non faceva parte solo l'Italia, facevano parte i Paesi Bassi, Francia, Portogallo e Spagna. Poi successivamente si sono anche unite Romania e Polonia. Dell'Eurogentfor facevano parte tutti questi stati, ma guarda caso le spese le doveva sostenere interamente l'Italia. Questo voi lo sapevate? Tra l'altro, un'altra cosa esilarante e alquanto paradossale è che lo scopo del Trattato di Velsen era quello di supportare le organizzazioni internazionali. Quindi, perché far pagare soltanto gli italiani? Vi faccio un altro esempio e vi faccio capire ancora meglio, così vi rendete un pochino conto. In alcuni paesi il popolo esprime il proprio volere tramite delle petizioni. Cosa avviene? Nel momento in cui si raggiunge il numero sufficiente di firme, il tutto viene consegnato alle autorità competenti. Le autorità cosa dovrebbero fare? Dovrebbero indire un referendum e chiamare la popolazione a votare le varie proposte. Invece, ci sono organismi statali che hanno addirittura il compito di controllare e valutare le proposte. E se non sono di loro gradimento, ragazzi, possono addirittura cestinarle. Le autorità competenti dovrebbero indire un referendum che chiama appunto la popolazione a votare le varie proposte. Ma queste proposte veniamo a scoprire che vengono addirittura analizzate e scelte da una cerchia ristretta di persone che operano a loro vantaggio. Quindi a questo punto possiamo ancora parlare di democrazia, secondo voi? Io piuttosto parlerei di oligarchia. Perché chi ha il controllo di questi organismi, di conseguenza, ha anche il controllo della democrazia. E quindi in questo caso si parla non di democrazia, ma di oligarchia. E che cos'è l'oligarchia? Regime politico-amministrativo caratterizzato dalla concentrazione del potere nelle mani di una cerchia ristretta. Cerchia ristretta che cosa fa? Opera a proprio vantaggio. Quindi loro non operano per il nostro bene, non operano a nostro vantaggio, ma fanno i fatti loro. E perché in questo video oggi ho deciso di farvi questi esempi? Per farvi toccare con mano, per farvi cominciare a toccare con mano la realtà di cui andremo a parlare in questi video. La realtà che semplicemente ci circonda e che molti fanno finta di non vedere. Ho parlato di politica, perché è proprio qui che noi non siamo assolutissimamente liberi di scegliere. Pensiamo di esserlo, ma non lo siamo. Siamo liberi, come vi dicevo poc'anzi, forse nell'instaurare i nostri rapporti sociali, forse soltanto in quello siamo liberi. Ma tutto quanto, tutto quello che ci circonda, tutto quello che noi crediamo incontaminato, anche se nel 2018 credere che ancora la politica sia un qualcosa di incontaminato è da pazzi. Però volevo farvi capire che ci sono alcuni punti che non quadrano per niente e addirittura organizzazioni che si occupano di verificare, valutare varie proposte e addirittura possono cestinarle se vogliono. Non si parla di democrazia e la cosa bella è che le persone pensano di vivere in un paese, no, dove vige la democrazia, e invece così non è, perché sotto, proprio nei meandri, ci sono persone che operano per il nostro male, persone che ci vogliono distruggere, persone che non fanno altro che finanziare guerre, che non fanno altro che aizzare uno Stato contro l'altro, e poi da questi appunto screzi finanziano addirittura le guerre che ne derivano. Capite bene che la situazione è molto molto pesante. Infatti in un prossimo video parleremo anche di Hitler. Hitler ha realmente fatto tutto quanto da solo?
Oppure è stato un burattino nelle mani di qualcun altro? Io questi video comunque li dedico a persone aperte dal punto di vista mentale, perché coloro che hanno il cervello ristretto non potranno capire determinati punti che andrò ad affrontare. Comunque, io in questo video spero di avervi dato spunti di riflessione e di avervi fatto capire una realtà distorta. Una realtà distorta in cui ci troviamo a vivere. Vi do appuntamento ai prossimi video dedicati a questa serie, che saranno davvero tantissimi, e affronteremo anche le morti appunto di personaggi famosi, come vi mostravo nella intro: Michael Jackson, Paul Walker, Bruce Lee, Brandon Lee e tanti tanti altri. Quindi io vi do appuntamento alla prossima, spero di non avervi annoiato e spero che vi metterete almeno un 5-10 minuti a riflettere su quello che vi ho detto oggi in questo video. Vi auguro un buon proseguimento di giornata o serata. Spero che voi abbiate gradito questo video, spero inoltre di non avervi annoiati e io vi do appuntamento alla prossima. E mi raccomando, come vi dico sempre, vi ricorderò sempre in questi video, siate sempre pecore nere in un gregge di pecore bianche.